La quarta sera di prove in Piazza Grande è stata preceduta da una conferenza stampa dell'istituzione Giostra con il sindaco Ghinelli, che ha svelato quella che sarà la novità, cioè dove ci sarà la consegna della Lancia d'Oro dalla prossima edizione della Giostra. E sarà su questa terrazzina che vedete, è stata gentilmente messa a disposizione, come ci spiega lo stesso sindaco di Arezzo. Innanzitutto ringraziamo chi ha reso possibile questa operazione, quindi la famiglia Chiavini, Carlo e Anna, che hanno dato la disponibilità di accesso al sindaco, al rettore che vincerà la giostra e ai valletti che porteranno la lancia, di effettuare la premiazione praticamente in casa loro. In realtà sul terrazzino che c'è sulla parte di piazza opposta alla tribuna A, che è al primo piano ma è anche piuttosto alto, e sul quale avverrà lo scambio tra il sindaco e il rettore vincitore. Questo consentirà, il terrazzino non è raggiungibile dal basso ovviamente, quindi consentirà di fare una premiazione, come dire, dotata anche di una visibilità e di una dignità migliore di quanto non è avvenuto negli ultimi anni, perlomeno in tribuna A. Questo per restituire a questa fase della giostra una simbologia importante, no? E quindi vediamo se le cose funzionano come noi speriamo. È evidente che a questo punto anche il quartiere vincitore si troverà staccato dai quartieri perdenti, che se ne andranno lungo via Vasari, mentre il quartiere vincitore si stringerà intorno a questo luogo, da cui poi scenderà il rettore con la lancia per darla al capitano e a tutto il popolo di quartiere che ha vinto la giostra. Io credo che sia una buona idea alla fine, ripeto, che è possibile grazie alla disponibilità di una famiglia aretina che ci ha dato questa possibilità. Il sindaco seguirà la giostra nella consueta tribuna fino a un certo punto. Esatto, fino a un certo punto, dopodiché mi sposterò per andare proprio a prepararmi nel punto in cui darà la premiazione a Saracino finito, quindi o con le 8 carriere ordinarie oppure anche alla fine degli spareggi.